Massimo del Bene. Massimo del Bene è primario di chirurgia plastica al San Gerardo di Monza. Si tratta di un luminare ed è un esperto di mani. Le avete presente, le mani? Lui le trapianta. È un tipo schietto, senza peli sulla lingua. Forse ha dei peli sulle mani, ma non importa. Si occupa anche delle mani dei migranti. Arrivano mani con le dita spaccate, tutte e 10, dita spaccate da martelli libici. Le mani che usiamo ogni giorno, per mille motivi, per aprire una bottiglia o per accarezzare qualsiasi creatura vivente. Concentriamoci sulle mani, sul pollice opponibile, che in fondo è il segreto della nostra specie e che ha permesso la nostra evoluzione. Pollice opponibile è una mente in grado di imparare dall'esperienza. Evoluzione, progresso. Le mani, così preziose, così forti e così frantumabili dai martelli. Massimo del Bene cerca di porre rimedio alle torture che i migranti in fuga dalla Libia hanno dovuto subire. In una intervista dice che si tratta di una specie di Auschwitz delle mani. Dita spaccate, mani frantumate, martelli sadici. Dice anche di non essere un politico, di occuparsi di mani e mostra le radiografie di queste mani martoriate. Bene, e la Libia sarebbe un porto sicuro? E noi, uomini evoluti, dalle mani ben curate, con al limite qualche callo domenicale. Noi vogliamo ripescare dagli abissi i fuggitivi e riportarli in Libia, dove si frantumano le mani. Sarebbe come riportare ad Auschwitz chi è riuscito a fuggire dall'inferno. Secondo la Lega va bene così. Non c'è nulla di strano. Non pensiamo alle vite ingoiate dagli abissi. Una vita è un abisso che si scontra con un altro abisso. C'è qualcosa di immensamente tragico in questo, e forse è troppo per le nostre fragili menti. Concentriamoci solo sulle mani, le mani dei migranti. E se riusciamo a provare vergogna e compassione. Allora, forse, siamo ancora umani. Creature prensili, con il pollice opponibile e il cuore vivo. Il primario si chiama proprio così, Massimo del Bene.